quello del pincio ricoperto di sabbia, il fuoco, un salto indietro nel tempo di 2000 anni, un'emozione unica. È stato così l'inizio della Fano dei Cesari con l'accensione mercoledì sera del fuoco sacro degli dei. Ad accendere il braciere che arderà per tutte le sere dell'evento sotto lo sguardo imponente dell'Arco d'Augusto, il primo cittadino Massimo Seri, che insieme alle vestali, custodi del sacro fuoco, ha dato il via alla manifestazione più attesa dell'estate, che attira migliaia di fanesi e turisti, la Fano dei Cesari. Fino al 16 luglio la città, tempio della Dea Fortuna, rivivrà i fasti dell'epoca e vedrà il Pincio trasformarsi in una grande arena. Organizzatore dell'evento il Comune di Fano e la Proloco, colonna fondamentale di ogni iniziativa, con il supporto delle associazioni Colonia Iulia Fanestris, Simma Chielle Non e Noi di Sant'Urso. Con l'accensione del braciere torniamo indietro di 2000 anni, a rivivere la Fano romana con le sue emozioni, con la sua storia, e devo dire è sempre emozionante dare il via a questa bella manifestazione che anche questa sera ha visto tante persone seguire tutto l'evento. Ovviamente le prossime giornate saranno ricche di iniziative, ogni giornata diversa per celebrare i fasti ma soprattutto anche gli eventi romani legati anche a Fanum Fortune, quindi tutto molto bello, tutto molto suggestivo, bello per i fanesi ma anche per i turisti che in questo periodo sono nella nostra città. Dislocati nel centro storico i segni dell'antica Roma e tante iniziative previste che faranno catapultare turisti e fanesi in un'epoca lontana. Domani ci sarà una bellissima giornata che è quella dedicata ai bambini e delle bambine, una giornata molto inclusiva, quindi è bene che le famiglie siano qua presenti. Il venerdì dei bellissimi spettacoli teatrali che si terranno proprio qui fronte palco, è una bellissima festa perché apriranno le cucine anche già dal giovedì sera e quindi sarà possibile partecipare a delle feste goliardiche anche nelle zone di piazza Andrea Costa, quindi godersi degli bellissimi spettacoli al Pincio ma godersi anche delle belle feste in piazza Andrea Costa. Da venerdì l'arrivo dei tanti rievocatori nella città di Fano che prenderanno spazio, quindi si potranno visitare gli accampamenti, le didattiche, tutto quello che ci sarà nella città. Sabato il grande spettacolo di amicizia della Colonia Iulia Fanestris con la sera l'evento delle fazioni e al giorno alle 19 gli spettacoli artistici delle fazioni e la domenica quella che conosciamo, Pompa Magna, la grande parata che precederà la corsa delle bighe. Terminata la cerimonia di apertura, la serata è proseguita con la proiezione sull'Arco d'Augusto del matrimonio romano e lo spettacolo sull'eternità del fuoco di Toi Hai Eventi, che con le sue esibizioni ha regalato emozioni e suggestioni a tutto il pubblico.